Il cortometraggio si chiama Q1191, è il numero con cui Vincenzo Gemito è stato registrato quando è stato abbandonato alla Ruota dell'Annunziata. La Ruota dell'Annunziata è un luogo di Napoli che ha funzionato fino al 1857, cioè pochi decenni dopo l'abbandono di Gemito, dove appunto tutti i famosi Esposito di Napoli, che ormai sono in giro per tutto il mondo, è la Ruota degli Esposti, cioè i bambini abbandonati si lasciavano in questa ruota e le suore li crescevano, li affidavano. Vincenzo Gemito è stato abbandonato il 16 luglio del 1852 ed è stato adottato il 18 luglio del 1852 da una donna che aveva perso un bambino, perché a Napoli succedeva questo, che se perdevi un bimbo te ne andavi a prendere uno all'Annunziata, facevi voto alla Madonna e te lo portavi. Vincenzo Gemito è uno scultore molto molto importante, non conosciuto forse come dovrebbe essere conosciuto in Italia, ma molto conosciuto ad esempio a Parigi, che tra poco gli dedicherà dal 15 ottobre una mostra al Petit Palace. È stato uno scultore importantissimo che ha raccontato il popolo di Napoli, il popolo del sud direi, perché è difficile non identificarsi nei suoi personaggi in quell'epoca, che sono personaggi mediterranei, poi alla fine meridionali. Fantastici, perché secondo me fece innamorare anche appunto Gabriele D'Annunzio, e noi per questo siamo qui, per questo, anche questo gemellaggio tra questi due soggetti estremamente trasgressivi, fuori le righe, rivoluzionari e geniali. Sostanzialmente la genialità è quello che unisce Gemito a D'Annunzio.